seconda puntata del mio nuovo podcast Talk and Drink. Abbiamo una persona che mi sta molto molto a cuore, che mi sta seguendo, perché è la mia ostetrica Cetti. Nome: Concetta. Fortunella: la nonna. Soprannome: Cetti. Età: 39. Lavoro: ostetrica. Colore preferito: fucsia. Piatto preferito: lasagne. Animale preferito: delfino. Che lavoro volevi fare da piccola? L'hostess. Punto debole: sono un po' permalosa. Che cosa ti rende felice? Sapere che tutti stiamo bene. Di che cosa hai paura? Vedere la sofferenza negli altri. Che musica ascolti? Soprattutto negli ultimi tempi sono passata da le ruote de... che girano a... a musica di tutti i generi, odierna, Sanremo, quant'altro. Sei pronta per raccontarti? Assolutamente sì. Ed eccoci qua, secondo episodio con la nostra ostetrica. È un piacere. Che ci tenevo a registrare molto presto perché non so se settimana prossima ci sarà ancora. Abbiamo una scommessa in atto. Allora, ci conosciamo perché? Fammi pensare. No, ma noi ci conosciamo per tutta un'altra cosa, perché io ho prenotato con te dei tamponi per la FIVET. E io non sapevo neanche chi fossi. No, zero. Zero. Poi tu avevi il COVID, quindi mi hai rimbalzato ad un'altra. Io la settimana dopo scopro che sono incinta, quindi dico, vabbè, già che sono incinta a sto punto vediamoci. Ok, io mi ricordo benissimo la faccia della segretaria quando arriva il tuo nome e cognome, che mi dice: Sabrina, Sabrina. Panico io. No, ma non so chi è. No, io non so niente. Non so chi è. Ma come non lo sai? Le mie figlie potrebbero impazzire. Niente. E quindi quando sei arrivata, tra l'altro mi ricordo che siete arrivati insieme con la felpa, con i vostri... Tra l'altro, bellissimo, non hai visto niente, ti ricordi? Eravamo lì 4 settimane, 3 giorni. E io non sapevo come dire, ok, spiegatemi cosa fate. E poi ci siamo conosciuti e... beh, abbiamo fatto un bel percorso già insieme, no? E quindi io ho conosciuto lì la figura dell'ostetrica, perché io non sapevo chi... cioè, non sapevo, per me era... la ginecologa che seguiva una donna in gravidanza era un'ostetrica. Quindi sfatiamo questo mito: chi è l'ostetrica, che cosa fa? Allora, purtroppo questa è una cosa che succede in Italia, non in altri paesi, perché all'estero tantissime donne sono seguite solo dall'ostetrica e non da ginecologo. E non da ginecologo, cioè fanno soltanto la parte ecografica con il ginecologo, ma quando si parla di gravidanza segue l'ostetrica. Perché l'ostetrica segue le donne dalla menarca alla menopausa, cioè dalla prima mestruazione. La ragazzina si confronta con l'ostetrica. Io questo non lo so come lo stai dicendo. Sì, si confronta con l'ostetrica e le spiega, ma già prima, quindi vengono fatti anche dei corsi per adolescenti in cui spieghiamo cos'è un ciclo ovarico, un ciclo mestruale. Quindi facciamo una cosa: io, Sabrina di 14 anni, che voglio andare a fare la prima visita, posso farla con l'ostetrica? Assolutamente sì. Mi capita per esempio che delle mamme portino la loro figlia perché non sanno come spiegarglielo, non sanno che parole utilizzare, no? Perché purtroppo anche qui a livello culturale, Sabrina, c'è un bel problema, nel senso che a casa si parla solo della mestruazione. Quindi quando arriva questo mestro, la mamma dice che arriverà e non ti parla. Infatti. E quindi arriva il mestro, dobbiamo mettere l'assorbente, ma nessuno spiega tecnicamente a cosa serve averlo e cosa vuol dire poi nella vita di una donna avere, no? Sei pronta a ridere? Sì. Farò ridere un sacco di persone. Proprio per allacciarmi a questa cosa. Io ho scoperto a 24 anni che il buco del ciclo non è quello della pipì. Ma guarda che non sei l'unica, ma sono tantissime. Cioè, mi ride, però perché tu lo sapevi? Beh, mi sembra di aver uno studiato a scuola, ma non sono così sicuro. Poi non è campo mio, diciamo. Allora, diciamo che quando io ho fatto la parte superiore se ne è parlato lì, ma non dappertutto veniva fatto. Io, studiando allo scientifico anatomia, avevamo preso proprio il libro in mano, c'era la parte riproduttiva e mi ricordo che il professore ci aveva un po' spiegato, ma non è che è andato nel dettaglio, cioè la differenza tra uomo e donna ne ha 2 e la donna ne ha 3, ok? Non è che proprio era data così nel dettaglio. Se penso però alle mie figlie,
che ovviamente è figlia di un'ostetrica, cosa facciamo? Alimentiamo, gli diciamo che... Cioè, da dove nasce? Nasce dalla vagina, nasce da quel buco lì che c'è in mezzo. Cioè, le tue figlie lo sanno già? Assolutamente. Perché gliel'hai spiegato tu? Perché gliel'ho spiegato io, ma in realtà, per esempio, a breve andrò in una scuola elementare a fare questo incontro con i bambini seconda elementare, in cui andiamo a riprendere un po' la loro storia personale. Quindi quando erano in utero, come erano, come sono cresciuti. Perché quando sono nate scuole? Perché tutte le scuole lo organizzano, purtroppo, perché soprattutto nel pubblico c'è tanta fatica a parlare di queste cose. Tantissime scuole private, anche paritarie, le organizzano anche facendo gli incontri sull'affettività, poi, no? Quindi da quando ero piccolino, quello che ho sviluppato, quali sono stati i primi passaggi, per poi parlare anche di primi incontri con altri bambini, quindi come mi devo rapportare. Io ho fatto educazione sessuale in seconda media, ma una roba giusto per me, per dire a casa che avevi fatto educazione sessuale. Sì, è triste, però purtroppo noi siamo troppo legati un po' a quella che è la nostra cultura anche cattolica, per cui se ne parla troppo poco. E invece è importantissimo, perché è lì che si prendono i primi messaggi. Tempo fa avevo fatto delle domande, no? Tu come hai scoperto? Cioè, come se veniva, si aveva un rapporto? È quello che mi chiedo anch'io. Tantissimi tra amici, quindi magari si dicono anche delle cose che sono proprio vere. Posso dirti perché a 14 anni rimangono incinte? Sì. Perché non c'è questa figura che spiega, cioè per la gente, per una ragazzina, ma figurati se capita a me, anzi, da quello che ho studiato, più sei giovane più è facile che rimani incinta. Assolutamente, ma guarda, ti dirò, a me è successo anche di parlare con ragazzine, spiegando un po', no, come avviene il tuo rapporto. E scopro che il preservativo lo mettono non dall'inizio del rapporto, certo, ma verso la fine, perché si pensa che il discorso è solo legato a non resto incinta. No, ci dobbiamo sdolare da qualsiasi tipo di malattia che si può avere, e a quello ci serve anche il preservativo, quindi dall'inizio alla fine del rapporto. Per cui in tutta questa fase c'è l'ostetrica anche, non solo il ginecologo che ovviamente affronta. Facciamo una petizione, scuole, dovete fare un percorso simile, tutte le scuole, cioè tu lo inizi dalla seconda elementare. Venerdì andrò a fare un incontro bellissimo su questo bellissimo argomento. E già l'anno scorso, quando l'avevo fatto un'altra seconda, la cosa bella è stata, no, che poi si confrontano tra di loro, perché magari qualche mamma ha detto già qualcosa, allora magari qualcuno è nato da taglio cesareo e diceva, è sommato dall'ombelico, perché magari la mamma non è che voleva fare un po'. Ah, cos'era il segno, no? Del papà in corso. Non è che magari dice proprio mi hanno tagliato la pancia, perché un po' ricorda Capuccetto Rosso. Certo. Quindi magari anche no. Quindi magari la bambina dice, io sono nato all'ombelico. E l'altra dice, ma quando mai? Ma guarda che tua mamma hanno tagliato la pancia, secondo elementare. Perché qualcuno magari ne sa un po' di più. Perché ha il genitore magari un po' più aperto di me. Sì, sì, qualcun altro ombelico, minimo che devi sapere. Ma domanda, un bambino così piccolo si vergogna a farti la domanda? No, è come se non ha proprio malizia. Naturale. Zero, non ha proprio malizia, naturalissimo. Cioè io quando l'ho fatto invece alle medie, nessuno aveva il coraggio di chiedere. Ma perché alle medie abbiamo già, no, un po' di malizia, anche degli ormoni che sono un attimino diversi. Cosa che alle elementari tu sei ancora tutto normale. Se poi tu hai le medie, che è stato segreto, un tabù fino a quel punto lì, poi che c'è tutto quello. Sì, ma poi se ne parla solo tra me, te e la compagna di banco, e non ho neanche il coraggio di farla. Se invece riuscissimo a normalizzare tutto questo, ma sai quanto sarebbe bello? Ma assolutamente sì. Una ragazzina libera di dire, senti, io fammi fare questa domanda, e la faccio. Che per me, infatti, io lo dico da anni, quando alle medie e superiori si nascondono gli assorbenti in tasca come se fosse una colpa avere il figlio. Ma io lo ricordo che li nascondevo, cioè andavo in bagno così. Cioè invece no, io mi ricordo che noi, è vero che eravamo una classe di quasi solo femmine, ce li lanciavamo proprio, sì. Perché il ciclo tutto, le donne lo hanno, quindi normalizziamo questa cosa. Per il ciclo non è un problema, un disagio. Dimentichi a casa l'assorbente, per favore, qualcuno c'è l'assorbente. Non è da vergognarsi questa cosa, assolutamente. Anzi, dobbiamo spiegarlo anche ai bambini. Cioè, è giusto che anche un maschietto sappia
che cosa succede. Giusto. Perché se no guardo la mia compagna che magari oggi è un po' nera perché le stanno arrivando le sue cose, ma non capisco neanche il suo umore, è diverso che io invece so che magari in quei giorni là posso anche prenderla in maniera differente, perché è inevitabile che nei giorni premestro siamo proprio a livello ormonale diverse dal periodo ovulatorio. Sei pronto che tra poco ritorna? Per 2 anni te la sei scampata. E mi chiedono in tantissimi, immagino anche a te, lo studio per diventare un'ostetrica. Cioè tu per diventare un'ostetrica cosa hai studiato, cosa hai fatto? Allora, prima finite le superiori ti fa un test di ingresso, quello che vuoi. Tendenzialmente se uno pensa di poi proseguire così sarebbe meglio fare anche delle materie attinenti, quindi chimica, fisica. Tu lo sapevi già quando eri piccola? Io in realtà volevo fare la fisioterapista. Non lo so e non chiedermi perché. Prima l'hostess e poi la fisioterapista. L'hostess dell'aereo? Hostess dell'aereo. Tu sei passata da hostess dell'aereo a fisioterapista. Faccio nascere i bambini. Allora, quando ero piccola piccola io amavo l'idea di questo volare. Poi però mi è passata, ma che vitaccia. No, vabbè. Vitaccia. Sì, non è facile, no. E poi non ero abbastanza alta perché non arrivavo le ragazze a chiudere. Ai tempi si selezionava un po' di più. E quindi ho detto, no, mi mettono a terra, non volo. Quindi vabbè, facciamo niente. Perché se sei un po' più bassa non ti fettevano su. Ma questo parlo proprio da adolescente, cioè piccola. Quando ti chiedono cosa farai da grande. Io la cassiera volevo fare. La cassiera, mia figlia vuole fare la cantante, pensa a te. E si chiede se potrò accompagnarla ai concerti, va, certo che verrò, vabbè, per dire. Poi in realtà mi sono appassionata tanto, ma non lo so perché, a fisioterapia. In realtà funziona così, c'è un test di ingresso, quindi nelle professioni sanitarie, in cui puoi scegliere 3 possibilità. Io avevo messo prima fisioterapia, seconda ostetricia, ma ti dirò che io conoscevo pochissimo, poi ho fatto l'università. Però sapevi un po' di ostetricia? Sapevo che era quella che aiutava a far nascere i bambini. Ok. Nient'altro. Cosa sbagliatissima, perché non è solo quello, ma era quello il primo passaggio. E terzo avevo messo tecniche di riabilitazione psichiatriche. Cosa vuol dire? Che compagno le mamme che saltoriscono un po' sì. Poi no. Ma cos'è il psicologo? No, è un po' diverso. Cioè, psicologo sei proprio nella... È come se ti aiutassi nel percorso a recuperare. È come un po' da ostetrica. Okay. Perché tra tutte quelle che c'erano dovevo mettere la terza, non sapevo cosa mettere, ho messo quella. Sono entrata subito in ostetricia. E quindi buttata a capofitto, iniziano le lezioni universitarie, inizia subito il tirocinio, vedo il mio primo parto. No, ti prego, raccontacelo. No. Aspetta, no, dalla mattina entri in ostetricia, fai il primo parto, che assisti al parto. Sì, cioè vedo soltanto. Perché che hai quanti anni? 18 e mezzo, perché ottobre faccio il compleanno, era iniziato già il tirocinio, 18 qualche mese. No. Cioè, proprio un vero parto? Vero parto, cioè, vero parto. Io ti dico così perché ho ancora Alessio che ogni volta mi racconta che è stato un trauma, quindi tu a 18 anni... Vedo pure un parto. Allora ti dico, mia nonna siciliana, ovviamente, quindi un po' più chiusa così, quando torno e dico che ho visto il primo parto, oh, hai visto tutto dalla vita, non devi vedere più nient'altro. Scandalizzata proprio che io avessi potuto vedere. Voglio vedere, ragazzi, voglio vederlo. Questa volta. Amore, me lo devi registrare tutto, io voglio vederlo. Beh, magari avrà altre cose a cui pensare, poi allora ti ritorno, ci penso io. Io, wow. Cioè, bello. La mia compagna, che ancora siamo tantissime amiche, ovviamente è un'ostetrica bravissima, viene tu accanto a me, quindi io sto guardando il parto e guardo lei cadere a terra, ma non so qual è la priorità, quindi comincio a fare così per tenerla, per le sbattere. Sì, fantastico, cioè me lo ricordo proprio. Proprio caduta a terra. Caduta, sì. Perché? Beh, emotivamente comunque, insomma, ti metti davanti a una cosa che a 18 anni magari in quel momento... E anche tanto, no? Ma per me l'hanno fatto, cioè, apposta per vedere se sei degna. No, ma era un po' quello il passaggio. Cioè, se per tutto è questo che... Ma infatti tante ostetriche poi decidono di non seguire i parti. Cioè, tante ostetriche magari dopo si concentrano sulla libera professione facendo altro.
non occupandosi di gravidanza e parto, perché non tutte la sentono proprio come una cosa, cioè è anche normale quello, che non per forza è solo quell'aspetto lì, visto che ci occupiamo dalla menarca alla menopausa. Invece tu hai visto il parto e hai detto wow, sono innamorata, ce l'ho detto, mamma mia, cioè io avevo le palpitazioni, mi ricordo proprio questa sensazione fantastica dentro, le farfalle allo stomaco che si provano quando ti innamori di una cosa, no? Quelle famose farfalle. Perché ragazzi, chi fa nascere il bambino non è la ginecologa, ma l'ostetrica. Cioè, è l'ostetrica che sì, tira fuori il bambino. In realtà la mamma lo fa da sé. L'ostetrica sorveglia e supporta quella fase lì. E invece la ginecologa? Soltanto se si tratta di un parto distocico, cioè un parto per cui ci sono complicazioni, per cui serve il suo intervento. Altrimenti il parto è dell'ostetrica. Cioè, se è fisiologico, è tutto normale, è dell'ostetrica. Quindi un ginecologo è informato di quello che accade, giusto perché si deve tenere in allerta se dovesse esserci una complicanza, altrimenti è dell'ostetrica. Allora, facciamo un mio esempio per chi non mi ricorda niente del mio. Lei mi ha assistito al parto, quindi oltre avevo un'ostetrica, certo, dell'università, dell'ospedale, c'eri tu e c'era Ale. Ale, poi un'infermiera? Beh, magari tanto serviva che entrasse un'infermiera, perché magari bisognava, non so, farti metterti la flebo se c'è stato bisogno. Quindi non c'era la ginecologa? Non c'era, passavano ogni tanto. Raga, non ho ricordi, era troppo stanca. Sì, passava ogni tanto, poi per esempio nella fase dell'epidurale ovviamente c'è stata una concentrazione maggiore di persone perché c'era anche l'anestesista. No, io ho questo mezzo ricordo che io supplico l'epidurale, ma l'anestesista era di sotto il pronto soccorso per un'urgenza. Io ho detto, ma non potete fare morire, tipo io la pago e mi vergogno, ma in quel momento non riesci a capire. Fai fatica a distinguere, no? Cosa è più urgente. Quindi senza lacerazioni, senza niente, tu puoi fare un parto con l'ostetrica e basta. E basta, assolutamente, ma molti bambini nascono anche in casa, no? Dal Covid abbiamo visto anche un crescere delle natalità in casa, perché tanti hanno deciso di affidarsi anche alla nascita in casa. E in quel caso? In quel caso c'è non solo un'ostetrica, ma almeno due. E poi ci si mette d'accordo anche con un ginecologo, con un pediatra, così che possano poi vedere a casa, la vicinanza, okay, per con l'ospedale nel caso di urgenza, anche la possibilità di un'ambulanza sotto casa. Ok, quindi non lo prenderei mai in considerazione. Però tante famiglie scelgono di farlo. Ovviamente in quel caso deve essere tutto stra fisiologico. L'hai mai fatto? No, per scelta, perché avendo lavorato tanti anni in ospedale, al momento credo che comunque alcune cose possano essere fatte bene anche in ospedale. Quindi il travaglio magari a casa con accompagnamento in ospedale è la modalità che preferisco, ma non nego che se dovesse capitare magari mi ricrederò. Nasce dal bambino la cosa più bella del mondo, però io qua adesso ti faccio una domanda un po' cattivella. Hai fatto tanti anni di ospedale, ci saranno anche delle cose purtroppo vere ma brutte successo, anche senza far nomi, senza qualcosa che hai da raccontare, perché purtroppo vedendo, perché mi capita spesso di scrollare e vedere queste cose, è giusto anche normalizzare che in piccola percentuale, ma esistono anche. Allora sì, sicuramente l'ostetrica vede quasi sempre le cose belle. Ogni tanto però capita anche di doversi confrontare con qualcosa di davvero brutto, che ti mette anche a dura prova, perché comunque sei abituata sempre al bello, no? Quindi quando arriva il brutto... Beh, noi ci siamo passati comunque, quindi sì, lo sai bene, quindi uno l'abbiamo perso. C'è la parte delle varie settimane in cui si può perdere un figlio, no? Però è come se tendenzialmente una donna sia magari più pronta, una coppia più pronta, se questo avviene nel primo trimestre, perché se ne parla di più, anche se se ne parla sempre poco, però se ne parla di più. E quindi magari perderlo nel primo trimestre, diciamo che nonostante è importantissimo, perché comunque è un figlio per una coppia, però è come se lo sai, sei pronta, può essere, perché quando sei in gravidanza la prima cosa quando vai dal tuo curante, piedi per terra, aspettiamo l'evoluzione.
Purtroppo ogni tanto mi è capitato di dover far nascere anche qualche bambino che era morto a termine di gravidanza. Termine vuol dire che era pronto? Sì. Assolutamente. Allora, dai, mi chiede una cosa. Quando arriva una donna che tu non gli vedi il battito, anche solo le prime settimane, come glielo dici? Emotivamente devi trovare le parole per essere sia professionale ma anche empatica allo stesso tempo, perché per quella donna è un lutto, ma è un po' un lutto anche per te, e quindi devi riuscire a condividerlo, perché cioè arrivi ecograficamente, ti aspetti di trovare una situazione normale, un battito che c'è, e ti puoi ritrovare invece un momento in cui non c'è. E purtroppo più avanti andiamo con la gravidanza, più se ne parla meno, e quindi le donne spesso non pensano che possa accadere, no? Non se ne parla, non se ne parla nei corsi, non se ne parla così spesso. Ma secondo te poi perché? Cioè, se una donna perde un figlio al quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono mese, di solito perché? Ma allora può esserci stata o un'infezione importante endouterina che è risalita e che ha complicato le cose, per cui è arrivata al bambino. Per esempio una toxo? Una toxo, ma sì, può esserci anche quella, una toxo, un cito, megalovirus, che possono incidere sull'infezione poi neonatale, e quindi già incidere in utero, ok? Possono dare dei segni per cui avviare un travaglio, per cui il bambino nasce ma non è ancora, per fortuna, morto e quindi sta bene. Oppure alcune volte l'infezione coinvolge tutto e quindi può provocare morte endouterina. Cioè, ti è successo che è arrivata una donna a 38-39 settimane che ti dice forse qualcosa non va? Sì, purtroppo in memoria ne ho una molto particolare, che io ero gravida e quindi già a livello ormonale in maniera diversa. Aiuto. Dopo il termine, quindi era venuta per il controllo dopo il termine, e vado a cercare il battito come sempre, mettendomi un monitoraggio. Quindi oltre 40 settimane. Sì, e il battito non c'era. E lì c'è tutto, insomma, un accogliere. Tu stai dando una notizia bruttissima. L'aveva capito? No, non l'aveva capito, pensava che si muovesse meno, semplicemente perché quel giorno si muoveva meno. In realtà, ok, ho allertato un ginecologo, perché ovviamente devi avere la conferma anche del ginecologo, e il battito effettivamente non c'era. Quindi comunichiamo alla coppia quello che sta accadendo. Immagina, cioè lì è lo sconforto più totale, Sabri, cioè non sai neanche, mi si spezza ancora la voce a pensare a quel momento lì. Quella coppia lì erano tutte e due mamma di padre. Sì. E niente, li accogli, li accompagni in questo percorso, perché comunque essendo a termine di gravidanza si fa un parto, cioè non si fa un cesareo, per tanti aspetti. Tra cui quello psicologico, di portarsi poi una cicatrice a vita che ti ricorda il cesareo. Ha senso. Ha senso. Cioè, tutte le volte che mi guardo allo specchio vedo quella cicatrice. Non che la memoria poi sia meno, però poi c'è un'elaborazione del lutto in cui li accompagni in questo. Quindi è molto, molto importante il supporto, sia prima, quindi prima di indurre il parto, sia durante tutta la fase del travaglio. Giusto, perché va indotto, perché non va indotto, niente naturalmente. Non ha contrazioni in quel momento lì, quindi devi anche supportarli, quindi spesso viene richiesto anche un supporto psicologico, quasi tutti gli ospedali hanno una psicologa, uno psicologo a disposizione, per accompagnarli all'idea di dover vedere il bambino, perché molte coppie lo chiedono, altre hanno paura di quello che possono trovare, e per questo ci sono anche delle associazioni che accompagnano poi il percorso, certo, dopo, perché è fondamentale il sostegno successivo anche alla coppia. Per noi ostetriche, parlo me adesso in questa veste, quando ero in ospedale era una veste un po' differente, potevo accompagnare soltanto la fase ospedaliera. Ok. Adesso mi è già capitato di accompagnare anche la fase dopo, quindi okay.
in collaborazione con la psicologa, accompagnare anche la fase dopo. Ok, facciamo che per ora stoppiamo questo argomento perché io sono in procinto di partorire. Faccio una domanda divertentissima. Da genitori bianchi non ha mai assistito un bambino che è nato di colore, no? Sai che ogni tanto ti capita di leggere... Sì, ma sì. Ma no, cioè, c'è che non lo sapevano. Ok. E quindi la moglie l'ha tradito. Ma hai assistito a una roba del... Non ci credo! Non ci credo! Sì. Non ci credo! Non ci credo! Ma sì, poi lì per lì dice, ma come mai è così scuro? Boh, non è che metti in dubbio, ma no, magari adesso mi piace il colore, però cosa fai? Metti in dubbio. Oddio, mamma, aspettavo, ma figurati, sono assistito a una roba del... Poi gli devo dire che i bambini anche... più scuri in realtà non nascono già scuri. No, nascono bianchi in 20 minuti, avevo letto. Sì, iniziano, capisci quanto diventeranno scuri dai testicoli. Perché i maschietti soprattutto tendono ad avere testicoli, comunque genitali, più scuri. E capisci poi come diventeranno. No, scusami, Poi nasce un bambino. Ok, vedi due genitori bianchi. No, scusate se rido, è che non mi aspettavo la sua risposta. Arrivo da cinepanettone. Esatto, cioè scusate se rido, non voglio, ci mancherebbe. Quindi facciamo così, tu fai nascere questo bambino e vedi che sta diventando scuro. E vedi due genitori davanti bianchi. Ma magari anche loro te lo chiedono, ti dicono ma come mai è così? Poi magari cerchi di capire, ma magari le origini, non so, sono meridionali. Cioè magari dici, no, non magari da olivastro perché le origini, allora magari viene dopo fuori. Un'ora però arriva la polizia perché no, sto male. Vabbè, succedono tante cose, ma tanti piccoli anelli. Può capitare che magari la mamma non sa esattamente chi sia il papà e quindi fuori dalla sala parto ci siano due papà. Mamma mia. Ti faccio una domanda strana. Mi racconti un tuo parto, cioè un bambino che hai fatto nascere che proprio ti è piaciuto, che ti è rimasto nel cuore per qualche motivo, per non lo so, qualcosa che proprio ti ha detto wow. Beh, allora, quanti bambini hai fatto nascere? Tanti, avrei dovuto tenere come tante mie colleghe un quaderno in cui scrivevo i nomi, ma poi mi dimenticavo sempre, quindi però tanti. Fai conto che in ospedale dove lavoravo erano circa 2000 parti d'anno. Ci ho lavorato per 13 anni, dividi per le ostetriche, i turni e cose varie, comunque seguiti tanti, assolutamente. Ma allora, sicuramente quelli che mi emozionano tanto, tanto, tanto sono i parti in acqua. Che è quello che vorrei fare io, settimana prossima. All'ospedale di Carate, tenetemi la, per favore, la stanza con la vasca. Allora sì, parto in acqua, forse per l'atmosfera che si crea, forse per il passaggio da liquido a liquido, è qualcosa di meraviglioso. Quindi è un parto che tu consigli? Assolutamente. Perché? Sì, perché all'interno dell'acqua l'acqua è calda, quindi già permette una migliore dilatazione, e poi non c'è la forza di gravità. Quindi tutto, perché in acqua noi non abbiamo, quindi galleggiamo, siamo molto più rilassati proprio perché non c'è la forza di gravità. E quindi aiuta la mamma a gestire meglio le contrazioni. E il bambino passa da liquido a liquido, quindi è una nascita un po' più dolce. Meno trauma. Meno traumatico. E devo dire che la magia è pazzesca. Niente da ridere perché sto focalizzando un parto in acqua. Tu non sei riuscita con le tue? No, purtroppo no, perché ci tenevo tantissimo, però durante il travaglio della mia prima mi è venuta la febbre e quindi non potevo entrare, e mi ricordo ancora la faccia della mia collega che mi dice ma certo, ho la febbre, non ti posso far entrare, io va bene, non ti preoccupare, cioè... Perché legge non si può... Perché ovviamente se c'è una febbre c'è un rischio di infezione, quindi non entro in acqua, perché per entrare in acqua deve essere tutto strafisiologico. Quindi non ci devono essere rischi di infezione, non ci deve essere positività, che ne so, epatite e quant'altro, cioè deve essere tutto negativo. Che era il problema per cui io qualche mese fa non avrei potuto farlo, perché per esempio avevo la placenta bassa e quindi... Ero lì, speriamo che risalga! E ti ha ascoltato. E quindi raccontami un parto bello, dai. Come funziona? Allora, sicuramente la magia del parto poi è tanto anche nella coppia.
Cioè, a me quando la complicità che si crea, non lo so, anche semplicemente, e ti assicuro che purtroppo non accade sempre, ma anche quegli sguardi che loro hanno tra di loro, cioè io ho lì proprio l'emozione grande. E vedere anche l'interesse, no, del papà nel guardare, nel vedere, nel toccare anche la testa del bambino. Immagino. Non ti succede. Però è davvero emozionante. Cioè non riesco a dirtene uno che mi ha emozionato meno di un altro. Potrei dirtene uno che mi ha emozionato meno. Ok. Perché magari non vedevo quell'affinità, quella cosa, ma la nascita è sempre qualcosa di bello, no? Il mio ultimo parto a Karate, il papà è uscito ed è svenuto mentre c'era, cioè è uscito da solo, non ci ha detto che non stava bene, ed è uscito fuori, boom, sentiamo, non succede sempre, parto naturale, e povera la mamma era concentrata sullo spingere ma sul capire cosa era successo al marito, e anch'io lì, no, non sapevo un po' cosa fare, però succede, ma per fortuna non sempre, cioè la maggior parte delle volte, poi lì c'è l'emotività, l'adrenalina, tante cose in circolo, però la maggior parte delle volte è proprio bella vedere quella complicità, quella... Rido perché i miei algoritmi dei reel spesso mi escono queste cose, ci sono i papà che fanno... No. Mi fa molto ridere. Ma cioè, sai che io non ho però... Cioè, veramente. Ma perché fanno... Perché viene da vomitare? Ecco, oggettivamente, cioè, non è... Guarda, aspetta, adesso sto facendo... Perché viene da vomitare? Cioè, non è una roba naturale, è come un'operazione a cuore aperto, cioè, anche se è bruciato. Cioè, beh, proprio... È una roba forte, c'è del sangue, c'è delle robe, c'è... Cioè... Sì, diciamo che al parto non vedi tanto sangue, però dopo, ovviamente, c'è... Vedi il sangue? Dopo sì, perché nel momento della placenta, cioè, infatti noi lì consigliamo sempre... al compagno di allontanarsi e andare col bambino, perché comunque se uno non è abituato o comunque già l'arrivare in ospedale, no, è qualcosa che è un po' crea, insomma, di agitazione, e diciamo che non è facile di, quindi tutta quella parte dopo no, però fino al momento del parto è davvero bellissimo. Ma capisci tanto anche nella relazione, l'emozione che provano loro, la stai provando anche tu. Non so se vedete, ma quasi qualcuno che vuole uscire. No, è davvero, davvero speciale quel momento lì. E io dico sempre alle coppie, godetevelo, vivetevelo. Perché poi è vero che in quel momento si fa fatica a differenziare, però il ricordo che ci si porta a vita. Cioè se io ancora chiudo gli occhi... Io ho l'immagine di me che è davanti a uno specchio, sta per nascere mia figlia, e me la prendo e la colgo direttamente sul mio grembo. Perché in quel momento ho aperto gli occhi, avevo qualcuno, perché noi lo diciamo lì, apri gli occhi, guarda. Sì, mi ricordo perché tu mi hai detto, guarda che adesso esce, adesso devi guardare. Io pochi ricordi ho, voi due che vi tenete sospesa per cercare di farlo uscire, e poi proprio tu che mi dici, adesso devi guardare. Sì, perché tendenzialmente delle donne chiudono gli occhi, spingono quasi spostandosi da quello che sta succedendo, no? Perché si è più concentrati sul dolore in quel momento lì. E invece è davvero importante viverselo cercando di, io dico sempre, una contrazione in meno verso la fine. Ok, questo è importante perché ci focalizza sul motivo per cui poi siamo là. Certo. Non è facile, certamente, però ci si prepara anche a quello, no? I corsi, quant'altro serve anche a quello, perché ci focalizziamo su quello che sta arrivando e cerchiamo di ricentrare un po' la mente. Ecco, per esempio, un'altra cosa bella, 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 che se ne parla pochissimo, è che è la possibilità di avere anche un parto in cui si provi un orgasmo. Mi è capitato solo una volta, perché probabilmente andava a stimolare. Aspetta, perché io partorito, come può provocare piacere? Mi è capitato solo una volta, ed ero in università ancora, in cui questa mamma provava un gran piacere sessuale. Ma in quale momento del parto? In fase espulsiva. Probabilmente il bambino, adesso non mi ricordo se era maschio o femmina, andava a stimolare la parte che è considerata più erogena. Piacere, erogena, sì. E quindi il discorso è che papà ci ha guardati come dire, tutto bene, cioè nel senso, però dai, uno nella tua carriera, uno nella mia carriera, però esiste anche quella possibilità, quindi normalizziamo anche quello, che non per forza si deve soffrire,
ma beh, però una carriera. Vabbè, però il piacere può anche esserci passare attraverso quello. Allora, anche io non mi nego che ero ancora all'università, avendo visto tutte le altre, ho guardato questo, ho guardato la mia ostetrica anziana che mi affiancava della serie, tutto bene. Anche quella che ti ha detto, è un parto orgasmico, quindi è un parto in cui sta provando tanto piacere. Ora però basta ospedale, perché lavori? Sì, adesso faccio la libera professione, quindi lavoro sul territorio di Milano e provincia, e spesso anche online con le mamme un po' più distanti, quindi mi capita di seguire anche mamme all'estero, ovviamente. Wow! Sì, consulenze magari all'allattamento, oppure corsi di accompagnamento alla nascita, mi capita di seguire anche una mamma in America. Eh sì, perché è molto differente dalla tua concezione, quindi se sei nata e cresciuta in Italia e poi ti trasferisci, ti ritrovi con un'altra cultura, no? La tua famiglia viene da una cultura e ti ritrovi in un'altra, hai bisogno anche di capire cosa succede nella tua città di origine per poi confrontarti con quello che sarà lì. Funziona proprio in ogni paese in maniera completamente diversa, quindi ok che si nasce sempre allo stesso modo, però tutta la preparazione, i protocolli e cose varie sono completamente differenti, e quindi molto bello perché aiuto e supporto tantissime mamme. Wow, un po' dappertutto. E lascio qui sotto che stanno apparendo i tuoi social, quindi abbiamo Instagram, abbiamo Facebook, abbiamo il sito internet, abbiamo tutto quello che serve, sì. E in più dove lavori? Lavoro poi su vari studi, quindi su Milano e su Acore. Quindi possono chiedere di te? Assolutamente, sì. Centro Medico Proxima a Milano e Med4U ad Acore. Noi ti ringraziamo perché è stata una chiacchiera per me bellissima, e per chi non sapesse trovo molto 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 interessante, perché la figura ostetrica, come ti ho detto inizialmente, è un po' è vero ancora, e anche perché è associata solo al momento gravidanza, è vero, e invece sfatiamo, cioè, e io ti ho conosciuto che non era momento gravidanza, sì, mi dovevi dare i tamponi, sì, sfatiamo questa cosa perché sarà molto utile a tutte le donne che spesso non sanno nemmeno con chi parlare di alcune cose, e invece l'ostetrica supporta tutta quella parte là. Grazie mille per questa chiacchiera. Io vi chiedo qui sotto se avete un commento, delle parole belle, tutto quello che volete, noi le leggeremo. Vi mandiamo un bacio grandissimo e appuntamento al prossimo Talk and Drink. Ciao.